La seduta del 27 novembre. Spending review regionale. Delegazioni ricevute. 7 giorni in consiglio. Il 27 novembre il Consiglio ha aperto i lavori con l'approvazione unanime della delibera che modifica lo statuto della Fondazione Luigi Firpo, centro di studi sul pensiero politico, risalente al 1987. Gli emendamenti comportano la diminuzione del numero dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e di controllo della Fondazione e l'attualizzazione delle norme stabilite 25 anni fa. È stato poi affrontato il tema del riordino del personale durante il dibattito generale sulla proposta di delibera della Giunta per la razionalizzazione delle spese. Focus. In Consiglio regionale è iniziato l'esame della delibera della Giunta sugli interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese. Il provvedimento, licenziato dalla Commissione Bilancio a maggioranza e presentato in aula dall'assessore Giovanna Quaglia, analizza gli incentivi e i contributi, il personale, le nomine e le società partecipate, gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il patrimonio regionale e le sedi periferiche. In mattinata il presidente Cattaneo, con gli assessori Quaglia e Cavallera, aveva ricevuto una delegazione sindacale del personale regionale che chiedeva di aprire al più presto un tavolo di concertazione per discutere dei tagli ipotizzati. Personalmente ho presentato ed è stato sottoscritto da molti colleghi della maggioranza un emendamento che prevede, laddove è previsto un elenco riguardante l'inserimento dei lavoratori in esubero, la predisposizione a priori di un piano industriale, possibilmente con la massima convergenza con i sindacati nella predisposizione del medesimo, spalmato su diversi anni. Questa proposta di deliberazione, così com'è, non può e non deve passare. Si stanno recependo dei diktat che provengono dal governo e si stanno adottando delle soluzioni che sono francamente insostenibili. Non si può risolvere in questo modo un taglio della spesa con un taglio delle teste del personale in un momento di crisi occupazionale enorme. Il rischio di chiusura dell'attività è la preoccupazione che ha portato due delegazioni di lavoratori a chiedere un incontro a Palazzo Lascaris. Il 27 novembre sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia Regionale Servizi Sanitari, ARES, e una delegazione sindacale dei 21 addetti al numero verde 800-333-444 della Regione Piemonte, che hanno reclamato il mantenimento del servizio e dei posti di lavoro. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, numerosi consiglieri e gli assessori Giovanna Quaglia ed Elena Maccanti. Una delegazione per la difesa dell'ospedale di Ceiva, di sindaci e delle componenti del territorio cebano è stata ricevuta a Palazzo Lascaris il 27 novembre. Il presidente del Consiglio regionale Cattaneo, l'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione hanno ascoltato il sindaco della città di Ceiva Vizio, che ha spiegato quanto sia importante in un territorio così disagiato la presenza di un presidio ospedaliero, tale da evitare distanze improponibili tra l'utenza e i servizi essenziali. Presenti per la giunta il vicepresidente Cavallera e alcuni assessori. In breve. È stato presentato a Palazzo Lascaris il manuale della consulta delle elette del Piemonte, La città sicura. Una città sicura per le donne e una città sicura per tutti, che contiene riflessioni, interventi e progetti urbani per la salvaguardia delle donne e delle persone più vulnerabili. Nella conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre è stata ribadita l'importanza di una rivoluzione culturale nella lotta a questi abusi. In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza alla donna, seconda edizione del volume La città sicura. Progetti di sicurezza dal punto di vista delle donne che presenteremo in tutte le province piemontesi che abbiamo presentato a Torino. Perché una città sicura e che si prende cura delle donne è una città più sicura e che si prende più cura di tutti. L'Associazione degli ex consiglieri della Regione Piemonte ha organizzato la conferenza Un laboratorio cosmopolitico, illuminismo e storia a Torino, tenuta da Giuseppe Ricuperati, docente emerito dell'Università degli Studi di Torino e accademico del Lincei.
I lavori sono stati aperti da Frederick Leva, redattore responsabile della rivista storica italiana. Riflettere sul passato per trarre dal passato gli insegnamenti del presente, per operare nell'attualità quotidiana, è lo scopo di questa iniziativa dell'Associazione Consiglieri Regionali, che tende attraverso queste iniziative a portare avanti il discorso che è stato alla base di altre iniziative. La mostra 1,618, il numero d'oro, 20 serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della collaborazione con la casa editrice UTET, è visibile a Palazzo Lascaris fino al 12 dicembre. L'esposizione, concepita e sviluppata sotto la Mole, frutto della collaborazione tra uno dei più celebri ed eclettici artisti italiani contemporanei e la casa editrice più antica d'Italia, dopo essere stata ospitata a Milano, Roma e Cagliari, approda finalmente a Torino. Questa è un'iniziativa culturale che ancora una volta dimostra come il Consiglio regionale Piemonte sia attento in quest'ambito, soprattutto in un momento difficile di crisi economica, ma soprattutto un'iniziativa che rafforza la collaborazione tra Consiglio regionale, la nostra istituzione, e il maestro Nespolo, che è un grande artista che in campo internazionale, e noi come Consiglio regionale siamo sempre anche orgogliosi di ricordare che grazie al maestro Nespolo, di cui oggi ammiriamo queste splendide opere d'arte, abbiamo un filmato sul nostro sito regionale che si distingue dagli altri filmati che girano sui siti dei consigli regionali del paese. 1,618, il numero d'oro, ha per protagonista 20 opere dell'omonimo libro d'artista dedicato da Ugo Nespolo alla simbolica cifra a cui fin dall'antichità vengono attribuiti i segreti della bellezza e dell'armonia. Le proporzioni geometriche espresse dal numero si trovano infatti nei grandi capolavori dell'arte e dell'architettura. Si tratta naturalmente di questo numero meraviglioso, considerato il numero più bello del mondo, che è 1,618 infinito, che è il numero della sezione aurea praticamente, cioè un numero che è una proporzione e che starebbe sotto la creatività dalla piramide di Cheope fino ai giorni nostri. Gli autori tipo Dalì o Seurat che impostavano i loro quadri secondo questa misura aurea, in effetti è una proporzione ideale per la quale se uno guardasse o un edificio o un oggetto costruito su queste proporzioni avrebbe comunque subito una sensazione di bellezza e di armonia. È stata inaugurata il 28 novembre alla Biblioteca della Regione di Via Confienza a Torino la mostra I personaggi del presepe. Allestita con la collaborazione del collezionista Don Alberto Chiadò, la rassegna propone fino al 18 gennaio una serie di presepi provenienti da tutto il mondo. All'appuntamento, cui è intervenuto il consigliere segretario Tullio Ponso, è seguita la conversazione musicale del musicologo Attilio Piovano e tutti i mercoledì fino al 19 dicembre si terranno conferenze sul Natale e le sue tradizioni. Il 29 novembre, in corso Re Umberto 54, il Centro Pannunzio ha deposto una corona d'alloro in ricordo di Carlo Casalegno, a 35 anni dalla morte, in seguito al barbaro attentato subito sotto casa nel 1977 da parte delle Brigate Rosse. Alla presenza delle autorità e dei gonfaloni di Comune e Provincia di Torino e della Regione Piemonte è stata letta la motivazione della medaglia d'oro conferita a Casalegno dal Presidente della Repubblica. Per il ciclo Filo Diretto, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale ha presentato il 26 novembre a Palazzo Lascaris il volume Ravensbrück di Germaine Tillion. L'autrice, scomparsa nel 2008, è stata arrestata nell'agosto del 1942 e deportata come prigioniera politica nel campo di concentramento nazista vicino a Berlino. Nel libro ricostruisce il luogo, partendo dalla sua esperienza, unendo la testimonianza personale con la documentazione storica. Si ritrovano in quelle pagine la brutalità con cui Germaine è stata accolta nel campo, la crudeltà delle sorveglianti ed anche i profili delle giovani donne che lei ha conosciuto prima che venissero uccise. Beh, questo libro è il lavoro di una vita, è frutto di decenni di ricerca e di elaborazione della propria esperienza da parte dell'autrice, che intreccia in maniera grandiosa la propria testimonianza e la testimonianza dei suoi compagni di prigionia con il lavoro di ricostruzione storica che ha fatto in tutti questi anni.
Sul wifi libero è la volta dei piccoli comuni e degli esercizi commerciali. La sesta commissione, cultura e innovazione, ha dato parere favorevole all'ultima tranche di regolamento della legge 5 del 2011, interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso wifi gratuiti e aperti. Il testo prevede che siano ammessi i contributi per fornire internet libero e senza autenticazione solo i soggetti che hanno sede nei comuni sotto 5.000 abitanti, aree maggiormente soggette a divario digitale. Dopo il parere favorevole della Commissione, il regolamento è stato adottato dalla Giunta regionale. Dal 28 novembre, tutti i mercoledì pomeriggio, la Biblioteca della Regione Piemonte, in via Confienta 14 a Torino, sarà aperta al pubblico fino alle 18. Inoltre, da lunedì 3 dicembre, sarà possibile prendere in prestito i libri della biblioteca senza recarsi in sede a Torino, ma ordinandoli direttamente dalle 9 sedi degli uffici in relazioni con il pubblico della Giunta e del Consiglio che si trovano in tutte le sedi provinciali.